Ok, tesoro, ora si va in bagno. In bagno? No, io odio andare in bagno. Tesoro, devi farlo, smetti di giocare un attimo. Aspetta, aspetta, non piangere, no, no, no. Ci sarà qualcosa che posso fare per risolvere. Aspetta un secondo, il Pop-It. Tesoro, prendo un secondino questo. Tiro fuori il Pop-It e lo metto sulla tavoletta. Anzi, lo metto anche sul coperchio. Riempio tutti i buchi. Lo metto anche qui, sul serbatoio. Wow, guarda che water! È tutto di Pop-It, adoro questo bagno! Sì, mi piace il bagno ora, è bellissimo! Pa 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 pa! Pash! Buon lavoro, tesoro! Ora me ne vado! Che noia! Hai sentito qualcosa? Oh, il mio telefono! Pronto? Ehi, ci pensi tu? Gira la crepe! Non sono pronta per questo livello di responsabilità! No! Dai, su, torno subito! E ora che faccio? Oddio! Che è successo? C'ero quasi! Ups, fuori gioco! Te l'avevo già detto di non giocare col cibo! Sembra venuta bene! Molto divertente! Dammi qua! Fa' attenzione! Togli la crepe e gira la padella! Wow, facilissimo così! Posso provare? Giro la crepe e metto la padella sopra. Ce l'ho fatta! E ora posso mangiarla! Ottimo lavoro! Ehi, tesoro! Chi è? Mi servono gli occhiali. Forza, dobbiamo andare! Ah, ciao, papino! E adesso laviamoci i dentini. Devi mangiare i cereali per diventare grande e forte. Adoro i cereali. Ok, pronta per andare a scuola? Oh, devo allacciarti queste scarpe. Oh, sei tutta spettinata. Un elastico. Va bene, proviamo. Forse così andrà bene? No, non va bene, papà. Proviamo qualcos'altro. Sarebbe più facile se rimanessi ferma, tesoro. Aspetta, sì! Continua a girare. Vai così, tesoro. Ottimo lavoro. L'elastico. Ah, sembra un unicorno. Avanti. Papà, sì! Oh, la mia piccola principessa! Tutto bene oggi a scuola? Siediti qui mentre io finisco. Ho quasi fatto, quindi aspetta un attimo qui. Che noia! Ho quasi fatto? Oh, oh no! Dov'è finita? Oh, vieni fuori da lì. Fai la brava e rimani ferma, su! I bambini sono estenuanti. Aspetta. Che cos'è stato? Oh no! Fermati, fermati! Serve a papà questa. Rimani qui. Ma mi annoio! Che cosa mi dici allora di questo qui? Vuoi giocare col telefono? Sì, gioco! La batteria è scarica. Oh no, il cavo! È rotto! Come faccio adesso? Aspetta, forse posso fare qualcosa con questa custodia. Ok, posso usare questo tovagliolo. Riempio la custodia con della colla. Dovrebbe bastare, sì. E adesso la sigillo con la piastra. La metto nella custodia, aggiungendo anche questa cornice glitterata. Così può giocarci, sì. Ah, le piacerà senz'altro. Sì, ci sono dei fiorellini rosa! È ora di andare a dormire, tesoro. Ecco il tuo orsacchiotto. Grazie, papà. Sogni d'oro, Ava. Ci vediamo domattina. Aspetta, è così buio. Non mi piace. Papà!
Ottimo, ora il mio chakra non è più allineato. Arrivo, tesoro. Che cosa c'è? Devi vedertela con me. Intendevo, è tutto ok? Era buio e poi la tempesta. Va bene, non preoccuparti. Va tutto bene. Sono qui. Che ne pensi di una storia? Chiudi gli occhi. C'era una volta... E buonanotte. Non andare! E sono ancora qui. Piano, piano... Papà! Ora va meglio. Oh, ma dai! Oh? Ehi, penso di avere un'idea. Questo guanto di gomma mi tornerà utile. Ah, hai capito come? Metterò il guanto in questo bicchiere, piegherò il guanto intorno al bordo, ho riempito un altro bicchiere di riso e adesso riempio il guanto con il riso. Ora toglierò il guanto dal bicchiere e farò un nodo. Penso che funzionerà. Lo metterò sul braccio di Ava. Sì, posso andare via. Dito! Non lamentarti! Pronti? Ok, posso farcela! Non male! Ecco il suo drink! Facile e veloce! Grazie! Io ce l'ho fatta! Ecco qua! Gliela verso! Ops! Oh no, mi scusi! Fa attenzione! Me ne vado! Torni qui! Sapevo che non avrei dovuto accettare questo lavoro! Sono maldestra! Dovrei mollare! No, non è questo il mood giusto! Devo esercitarmi! Proviamo! Niente paura! Sii un tutt'uno con il vassoio! È tutta una questione di equilibrio! La mia mente è salda. Il vassoio è saldo. Io sono il vassoio. Bisogna impegnarsi. Ok, ci sono. Mi sono esercitata. Oh, speriamo stavolta non ci siano incidenti. Ecco la sua soda. Posso? Metto il bicchiere sulla bottiglia. E rovescio il bicchiere. Tiro su lentamente, così non straborda. Ne è valsa la pena allenarsi, ce l'ho fatta! Wow, notevole! Si goda la sua cola! Potrei leggere tutto il giorno. Ma mi sta venendo sonno. Oh, sono sveglia. Forse se chiudo gli occhi per un istante, mi sentirò meglio dopo un pisolino. Mi metto comoda. Che bello! Ma che fai? Ehi! Non ignorarmi, Betty! Sul serio? Svegliati, forza! Ok, è una questione personale adesso. Betty, svegliati! Ora! Oh, che fastidio! Svegliati, svegliati, dai! Betty! Lo fa apposta! Devo pensare a un piano nuovo. Oh, so cosa fare! Prendo questi cuscini e questo. Ci sono! Tiro via la coperta. Ah. Non ci credo, ancora dorme! Vabbè! Almeno adesso posso sedermi e rilassarmi un po'. Oddio, bellissimo! Non riesco a smettere di guardarlo! E non riesco nemmeno a smettere di mangiare queste caramelle, sono così buone! Una rosa! Il mio gusto preferito! Ehi, e questa caramella? Buonissima! Dammele, ne voglio altre! Che buone le caramelle! Ciao, mamma! Ah, ecco i miei dolci. Devo fare qualcosa. Ok, devo prendere altre caramelle dalla cucina. Non sta guardando, quindi ora posso prendere le altre caramelle.
Ah, grazie a Dio. E vai, altre caramelle, grazie mamma. Mi prende in giro. Ok, qui non mi troverà. Ciao mamma, altre caramelle. Ah, voglio mangiarmi le caramelle in santa pace e chiedere troppo. Devo essere più furtiva e silenziosa, ecco. Ok, via libera. Aspetta un secondo, mi sta venendo un'idea. Ho questo pacchetto di fazzoletti umidi. Sì, funzionerà. La prima cosa da fare è togliere i fazzolettini, poi tolgo anche la plastica dentro a questo rettangolo. E ora posso metterci dentro le caramelle. Guarda qua, ci vanno perfette. E posso chiuderlo col coperchio. Ora le caramelle sono perfettamente nascoste, ne mangio una proprio ora. Oh, guarda qua, questa gialla sembra proprio buona. Buonissima, quanto mi piacciono queste caramelle. Aspetta, cos'è questa vibrazione? Oh no, guarda l'acqua, sta venendo qui. Ah, arrivo! Ciao mamma, sento odore di caramelle, hai delle caramelle, mamma? Cosa? Io? No, non ho caramelle, solo queste salviettine umide. Fammi vedere. Non credo siano caramelle, no. Tieni. Oh, forse sono lì. È andata via. Finalmente un po' di pace e silenzio. E ovviamente caramelle deliziose. Quali di questi trucchetti vuoi provare? Faccelo sapere nei commenti. E non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo. Ah, un bel letto caldo. Eccomi qui al calduccio. Notte, mamma. Prima di dormire ho pensato che potrei leggerti una storia. Sì, una con una principessa. C'era una volta un pagliaccio divertente. Perché ti sei fermata? Ciao, Betty, sono Coco il pagliaccio. Mi piace essere sciocchino. Sì, questa è la migliore storia di sempre. Un giorno incontrò una fata madrina magica. È così carina. Ho tanto sonno. Oh, ma com'è dolce la mia piccola bella addormentata. Sogni d'oro, tesoro mio. Mamma, 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 svegliati! Mamma, voglio la favola della buonanotte, mamma! Ah, dove sono? Pensavo potessi leggermi questo. Un libro? Che noia. Facciamo qualcosa di divertente. Leggiamo storie di fantasmi. Ma io ho paura. C'era una vecchia strega che amava mangiare i bambini. Un malvagio spaventapasseri viveva qui e di notte lo si sente ancora. Ho fame! Ah, stai indietro! I miei occhi sono due pomodori. Com'è divertente, mamma? Molto bene, spargiamo un po' di farina sul bancone. E ora impastiamo. Attenzione, arriva il mattarello, con il quale modello l'impasto. Fatto, che ci fai con quel coperchio? Visto? Ci faccio un cerchio preciso. Ora abbiamo questo impasto rotondo. Mettiamoci del sugo di pomodoro e del salame piccante. Sì, mi piace il salame, lo adoro. Ora il formaggio, cospargi bene la pizza. Fantastico, che bravo. Ora metti tutto in forno. Prendiamo anche qualcosa da bere. Mamma, la pizza è cotta? Sembra fantastica. Lo è. Iniziamo a mangiare. Questo impasto è appiccicoso. Mamma, aiuto! Per farlo meno appiccicoso ci vuole la farina. Giù! È ancora appiccicoso. Non farò mai una buona pizza. Questo cetriolo ha un profumo così fresco. Ora lo taglio e lo mettiamo nell'insalata. Ehi, papà? 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 Che c'è, Lizzy tesoro? Mi annoio, giochi con me il mio amico mostro. Tesoro, sto preparando l'insalata, adesso non posso giocare con te. Papà, papà, disegni con me, ho i fogli. Lizzy, sto tagliando le verdure per l'insalata, sono un attimo impegnato. Papà, papà, guarda il disegno che ti ho fatto, guarda. Tesoro, è un bellissimo disegno, ma papà è impegnato adesso. Papà è cattivo, sarà dispiaciuto. Papà è un cattivone puzzolente, na 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 na. Devo finire di preparare l'insalata, tesoro.
Non va bene, ho i tuoi pomodori. Tesoro, dai, mi servono. Tesoro, smettila. Non mi prendi, non mi prendi, sono troppo veloce. Dammeli. Tesoro, non sto giocando. Ma ascolta, se vuoi qualcosa da fare, fai uno spuntino sano. E va bene, ma non voglio sbucciare. È troppo difficile, non riesco a toglierla. Ho bisogno di aiuto. Oh, un coltello. Aspetta, e se non fosse abbastanza grande? Ehi, questo è ancora più grande. No, non è abbastanza grande. Ecco, questo è ciò di cui ho bisogno. Quell'ascia è gigante, voglio quell'ascia. Dammela, vieni qui. No, fermati subito. Tesoro, non ti serve un'ascia, è eccessivo. Guarda, ti faccio vedere come funziona. Ho una mela proprio qui. Ora posso semplicemente girare la maniglia e il pelapatate inizierà a togliere la buccia. Girerà tutto intorno alla mela finché non sarà completamente sbucciata. Eccoci qua. Sembra buona, ne mangio un pezzo. Wow, voglio usare anche io lo sbucciamele. Va bene, divertiti a sbucciare la tua mela come vuoi tu. E vai, devo solo girare la manovella. Guarda, guarda come si sbuccia la mela. Non c'è più buccia. Grazie mille, papà. Non c'è di che, tesoro, puoi anche mangiarla tutta se vuoi. Vuoi anche un po' di insalata? D'accordo. E ora si balla! Non così in fretta, non sono ammessi cibi né bevande, devo scansionarti. Wow, è sicura quella roba. Ok, puoi andare. Ah? Fermo! Cos'è quella? Wow! Dammi qua, conosci le regole. È brava, ma non così brava. Non mi vedrà mai qui per terra. Posso aiutarla? Belle scarpe. Conosce le regole. Ma non è giusto. Fuori di qui. Che è successo? La sicurezza è severissima, non entreremo mai alla festa. Ok, prendi un po' di gelato. Non posso, ho mal di gola. Ci penso io. Prendi queste pastiglie. Aspetta, so come intrufolare degli snack senza che la sicurezza se ne accorga. Togli le pasticche dal blister. Poi prendi una bottiglia di soda e un bicchiere. Metti la soda nel bicchiere. Aggiungi del colorante alla soda. Non vogliamo, sembri soda, ecco. Poi aggiungi un cucchiaino di gelatina. Tira su con una pipetta. E riempici il blister. Riempi la confezione e poi lascia solidificare. Metti un foglio di alluminio sulla confezione e sigillalo. Ferma! Apra la borsa. Cosa c'è qui? Pastiglie per il mal di gola? Ok. Puoi entrare. E vai, ce l'ho fatta! Credo proprio di meritarmene una. Beh, è per la gola? Che buona! È già ora di alzarsi. No, grazie. Mi rimetto a dormire. Ottimo, la cassa è pronta. Mi metto subito all'opera. Adoro allenarmi la mattina. Ma che diavolo? Cos'è questo baccano? Ma siamo impazziti! Si allena a quest'ora? Beh, non credo che possa tornare a dormire. È una cosa incredibile. Una mattinata sprecata. Basta, giù dal letto e inizia ad allenarti con me. Forse qui posso sdraiarmi un po'. Non ci siamo. Andiamo. Inizia una nuova fantastica giornata. È troppo pesante per me. Ma com'è dolce quando dorme. Come un bimbo. Gli rimbocco la coperta. Ha bisogno di dormire. Questo però non mi impedirà di allenarmi. No, non mi piacciono gli scoiattoli zombie. Stanno suonando tutti gli allarmi. Non mi abituerò mai alle mattine. Forza, alzati. Dorme ancora. Ho detto alzati. Altri 5 minuti. Ah, quindi è questo che vuoi, eh? Beh, non con me. Ehi, mi dica, mi serve il suo aiuto.
Ha detto che le serve subito? Ho capito. Beh, per fortuna ne abbiamo proprio uno a disposizione. No, mi serve più grande. Davvero grande. Ah, forse ho capito. Le serve la versione extra large. Fantastico, grazie. Ora vediamo cosa farà. Ottimo, lo stanno già consegnando. Meno male, ho preparato i soldi. Forza, venga pure. Lo lasci qui, per favore. Grazie mille, ecco a lei. Ora gliela farò vedere. Devo solo attaccare la presa. Ah, che succede? Aiuto, aiuto! Quando ho detto che dovevi alzarti, dicevo sul serio. Prendilo! No, prendilo tu! Quanto è duro questo lavoro, mi sto stancando. Oh, ma guarda il mio piccolino. Ora che ci penso, dovrei dargli un po' d'acqua, sennò si secca. Devo assicurarmi che beva abbastanza. Wow, prendi questo, lama, la macchinina ti ha preso! Dovrebbe essere abbastanza acqua per il mio cactus ora. Oh, meglio passare l'aspirapolvere lì. La mamma è andata nell'altra stanza, bene. Il piccione combatte la papera di gomma. Ia, prendila! No! Cos'è stato? Sembra sia caduto qualcosa. Oh no! Il mio piccolo. Ops, oh no, ho buttato giù la pianta. Non preoccuparti, mamma, la sistemo io. Aspetta, Jared. No! Posso rimetterla a posto. No, Jared! Aia, che male! Il mio dito! Aia, ho una spina nel dito! Mamma! Oddio, devo aiutarti! Che posso fare? Aspetta, l'aspirapolvere! Ehi, potrebbe funzionare! Questo lo aiuterà con la spina che gli è entrata nel dito! Oh, ecco, Jared! Tesoro, basta piangere! Sono qui per aiutarti! Ora stai fermo! Oh, Jared, tesoro, puoi smettere di piangere! Ora è tutto ok! Ehi, è uscita! Non mi fa più male il dito! Grazie, mamma! Sei la migliore! Battaglia di uccelli! Bene, sono contenta che tu stia bene, tesoro! Ah, non si finisce mai di lavorare! Ah, questo è il programma preferito di mamma! Oh, era un calcio! Che succede lì? Ah, quanto sei carino! Picci picci! Ehi, voglio giocarci anch'io col bambolotto! Che fai? Dammelo, è mio! Lascialo! Basta! Oh? Wow! Che libro interessante! I libri sono per perdenti! Oh, ciao! Devo spalmarla per bene! Ho finito la crema, accidenti! Meglio prenderne altra! Dove sono i soldi? Le cose si fanno interessanti! Credo basti! Il resto lo lascio qui. Sta rendendo le cose facili. Che fa, David? È come rubare le caramelle a un bambino. Bingo! Questa giornata non può che migliorare. Dammi qua. Ehi, che fai? È sbagliato. Rimetto questi soldi dove stavano. Sono delusa, David. Sì, hai ragione. Non è vero, sei solo una rompiscatole! Torna qui! Na, non puoi prendermi! Dai! Sta lontano! Aspetta, dovrebbe essere dall'altra parte! Meglio! Ti ho preso! Devo fermarmi e dammi la borsa! Sono proprio fuori forma! Dammi i soldi! Grazie! Proviamo di nuovo! Che stai facendo? Non ci credo! Posso spiegare? Ladra! No, non è come sembra! Torna qui! Ah, c'è ancora tutto! Però è incredibile che hai una moto, ma che paura quando la polizia ci inseguiva e quando abbiamo scavalcato quelle macchine! Vuoi stare zitta? È stato fighissimo! Puoi venire a prendermi a scuola tutti i giorni? È ora di rilassarsi un po'. Pensavo che potremmo stare insieme. Non penso proprio, ragazzina. Ok, ti lascio in pace. Tanto non mi farai sentire in colpa. Suppongo che dovrai tenerla d'occhio. Ricordati, tengo d'occhio. Che noia. Non succede niente di niente. Ho di meglio da fare. Tenomindi, indosso giacche di pelle. Il mio unicorno, non ci gioco da un po'. È veramente in alto. Forza. Ci sono quasi.
stavolta ti prendo! Devo saltare molto in alto! Ah, preso! Oh, oh, no! Eh? Che succede? Boh, che sarà mai? Cosa è successo? Oh, devo sollevare questo coso! Fiu, ce l'ho fatta! Ne è valsa la pena! Un attimo! Ma che cos'è quello? Non ricordavo quella luce! Penso che dovremmo indagare! Oddio, non ci credo! Ecco fatto! Dovrei dare una pulita in questa stanza! Ce l'ho quasi fatta! No! Un ragno enorme e peloso! Sparisci! Oh, la mia testa! Rinfrescante! Oh, che male! Non finisce qui, ragno! Vabbè, almeno ho preso... Oh, non è possibile! Ehi, datti una calmata! Mi rovini l'atmosfera! Oh, ma che sta facendo? Perché deve rovinare tutto quanto? Meglio che vada a controllarla. Ce n'è sempre una nuova con quella mocciosa. Fa così male! Perché tutto questo piagnisteo? Ho battuto il dito e la testa, sto impazzendo per il dolore! Tutto qui? Tieni, prendi un cerotto, ti farà sentire meglio. Contenta? Ah, non proprio. È stato traumatico. Ok, tieni questa bibita. Grazie. Funziona sempre. Aspetta, è vuota. Mi hai ingannata. Quanto mi piace questo libro. Wow, questo è un colpo di scena. Guarda la mia piccola intellettuale. Ciao mamma. Ciao cara, ho qualcosa per te. Lo apriamo? Sì, grazie. Metti via i tuoi libri, non ci servono. Quello che serve è un servizio da te. Ma che carino! Ci giochiamo? Vuoi un po' di tè, bambolina? Con piacere, tante grazie. Ah, ti sto stracciando! Oh, no! No! Un gioco da ragazzi. Dai, mamma, mettici un po' di impegno. Stai varando. Il mio joystick non funziona! Funziona e come? Prova con gli occhi chiusi. Ok, a mali estremi, estremi rimedi. Mamma! Non ti dai più tante arie, eh? No, come hai fatto? Non capisco. La prossima volta ti batterò. Questo gioco neanche mi piace. Meglio così. Io me ne vado. In fondo qualcuno deve pur comportarsi da adulto. Ci vediamo? Ah, proprio non sa perdere. Rovina sempre tutto. Finalmente posso tornare a guardare la TV. Ma che fai? Forza, alzati! Che aspetti? Alzati da terra! Accidenti, quanto voleva restarci lì? La la la, sono il miglior cantante! Ah, non lo sopporto più, è proprio odioso. Va via, va bene, me ne vado. È tornato con un flauto, ma mi prende in giro. Ehi, va via da lì, dico sul serio. E ora, dove ha preso quel pallone da basket? Ehi, smettila subito! Dico sul serio, va via! Cosa? Mi stai giudicando per questo? Anzi, dammi la maglia! Ok, sta fermo. La mamma deve metterti questo. Fatto, siediti e calmati un po'. Questo è il momento di relax della mamma. Non voglio perderlo. Ehi tesoro, perché questi lamenti? Guarda, ho preso una B nel mio test. Quasi una F. Cosa? Una B? Il mio piccolo angelo geniale? Sì, e ho anche studiato un sacco. Ok, fa dei profondi respiri. Ti aiuteranno. Perfetto, bene. Papà fa una telefonata. Sì, è proprio arrabbiata per il voto che ha preso al test. Ok, tesoro. Papà ha un piano per far sì che questo non si ripeta. Wow, hai un sacco di soldi. Devi essere ricco. Beh, niente, è troppo costoso per la mia bimba. Entrate, per favore. Ho assunto dei tutor per te. Faranno in modo che tu prenda solo 10 e lode.
finalmente mi sono liberata di quella odiosa scuola. Che c'è? Perché tutti questi lamenti? Ah, bene. Ecco, dà pure un'occhiata a questo. Vediamo. Sei andata malissimo a questo test. Sì, cioè, non ho neanche studiato. Di solito funziona. Beh, non avrei preso abbastanza caffeina o qualcosa del genere. Mi sa che è quello. Aspetta, che stai facendo? Smetti di bere. Ragazza, guarda meglio la bottiglia. La bottiglia? Oh mio Dio, questa bottiglia ha tutte le soluzioni. Ma è incredibile. Ora non sbaglierò mai più un test. Beh, il tuo vecchio ha ancora qualche asso nella manica. La prossima volta andrai meglio, è sicuro. Papà, fermati! È difficile. Prendo questo qui. Non vedo l'ora. Che buoni. Ok, è solo una barretta di cioccolata. Tutti seduti. Ehi! Ma quella è cioccolata. Conosci le regole. Sul serio? Pensavo fosse un brutto scherzo. Niente cibo. Come fai a non saperlo? Via, subito. Ok. Anche il resto. Ma che spreco! E va bene. Contento. Non prendermi in giro. Svuota la borsa. Non è mica giusto. Non mi hai convinto. C'è qualcosa che non va. Non ho idea di cosa stia parlando. Proprio come sospettavo. Cosa? Come hai fatto? Nel cestino della spazzatura. Beccata. Perché sei così contenta? Dovresti averne anche tu una. Che buona. Ma che fai? Sono caramelle, ora ti mostro il mio segreto. Togli la gomma dalla matita. Poi metti una cannuccia sulla matita. Taglia il resto della cannuccia e lascia un piccolo spazietto sopra. Poi avrai bisogno di una candela. Scalda un orsetto gommoso sulla candela. Usa un cucchiaino per farlo. Attendi finché l'orsetto non si scioglie. Poi versa la gelatina liquida nella cannuccia. Non rovesciarla, fa attenzione! Aspetta che si asciughi. Poi togli la cannuccia. Wow, anche io! Grazie! Wow, non male! Stai mangiando la gomma? Come fai? I ragazzi proprio non li capisco. E oggi il mercato azionario è salito e poi è sceso. Wow, che noia l'attualità! Ok, cambio canale, vediamo cos'altro c'è. Va bene, passa al nostro prossimo articolo di shopping. Abbiamo questa macchinina classica e personalizzata, è fantastica! Non ce ne sono tante disponibili, quindi sbrigati, ne vuoi una a tutti i costi nella tua collezione! E non è una macchinina giocattolo, no, è telecomandata! Il telecomando è tascabile e quindi facile da portarsi dietro! Wow! Puoi comprare tutto il pacchetto per soli 100 euro, ma sbrigati! Mamma, per favore, posso averla! Per favore, per favore, per favore, mamma! Oh mio Dio, è così costoso! Ma Jared lo vuole davvero! Fammi controllare quanti risparmi ho! Oh, santo cielo! Mamma, non hai più soldi? Bene, non ho bisogno della macchina! Oh, che carino, è proprio un bravo ragazzo!
fa finta che non gli importi nulla. Ma so che è dispiaciuto in realtà. Aspetta un secondo, sta mangiando i biscotti che gli ho fatto. Mi è appena venuta in mente un'idea fantastica. Ok, fammi controllare un attimo questo cassetto. Sì, ecco qua, sapevo che l'avrei trovato qui. Jared, tesoro, ho qualcosa per te. Se non è la macchina telecomandata non la voglio. Non lo è, ma può aiutarti a prendere la tua auto se vuoi. Ho questa moneta e posso darla in pasto al tuo piccolo amico. È carinissimo, vero? Con questo potrei mettere da parte un gruzzolo. Wow, ha mangiato la moneta! Voglio dargli un'altra moneta. Esatto, dobbiamo continuare a nutrirlo con le monetine. E se lo nutriamo abbastanza avremo i soldi per comprare la macchinina. Ecco una nuova moneta. Ehi, mi sa proprio che è pieno. Certo che lo è. Vediamo quanti soldi si è mangiato, dai. Ok, ecco tutti i soldi, mamma. Sono tanti. Potrebbero essere abbastanza, sì. Torno subito. Guarda cosa ho, tada! Una macchinina telecomandata nuova di zecca tutta per te. Wow, la mia macchina! Ho una macchinina nuova, grazie mamma! E grazie piccola banca! Oh tesoro, hai fatto un ottimo lavoro a risparmiare i soldi! Mamma, sono a casa! Oggi mi sono divertita a giocare! Oh, oh, mi sono tagliata! Au! Mamma, aiutami! Sei a casa! Sei ferita, oh no! La mamma sta arrivando! Fa vedere alla tua mamma! È il peggior taglio che abbia mai visto! Fa malissimo, fa qualcosa, mamma! C'è solo una cosa da fare! Ma giochiamo a travestirci! Questo è un lavoro per una mamma infermiera! Temo che non finirà bene! Qualche benda e penso che starai benissimo! Devi sdraiarti, credo che sei sotto shock. Mamma, aiuto! Sono caduta e mi fa male! Che ti è successo? Oh, bene, immagino che adesso vuoi che sistemi tutto io? Oh, quanto sangue! Tieni questo. Mi sento un po' stordita. È tutto ok, abbiamo la carta igienica. Ma mi serve un cerotto! Ma che dici? Questa va più che bene. Ecco, è tutto a posto. Ridammi le patatine. Sono troppo ridicola. Non c'è niente come un bel pasto nutriente. Mamma, posso avere un dolcetto? Per favore, dai, ti prego. Va bene, ma solo uno. Altrimenti poi a cena non mangi niente. Ecco qui. A me, a me, a me. Quale vuoi? Questo qui sarà buonissimo! Ho un debole per il cioccolato! È buonissimo! Ricorda, solo uno! Dai, nessuno ne prende solo uno, sei proprio ingiusta! Va bene, puoi prendere un po' di frutta. Che ne dici di una mela? Io voglio i dolci! No, niente più dolci! Oh, niente dolci, allora niente Jared! Che scena melodrammatica! Devo nascondere meglio i dolci! Non si arrenderà. La maionese mi fa venire un'idea. Sì. Per prima cosa svuoto il barattolo, metto i dolci da parte per il tempo necessario e adesso mi sbizzarrisco. Prendo una spugna e della vernice bianca. Tampono la vernice all'interno del barattolo. Voglio che risulti ben stesa e uniforme. Ho sempre voluto dipingere. E voglio dipingere tutto il barattolo così va bene. Aspetto che si asciughi e ci rimetto i dolcetti. Jared non riuscirà mai a trovarli. Rimetto il coperchio e voilà! Attacco l'etichetta della maionese. Perfetto, adesso lo metto in frigo. È l'ultimo posto dove guarderebbe. Avrei dovuto pensarci prima, è una furbata. Ora posso anche rilassarmi. Il campo è sgombro! Sì! È andata via! Quei dolci saranno miei! Ma non devo abbassare la guardia. Ah, presi! Ma dove sono? Sono spariti! Allora è così, eh? Mamma crede di essere furba. Lo so che sono qui dentro. Un attimo, fammi vedere. È un grosso barattolo di maionese. Odio la maionese. Questo può tornare in frigo. Ma la mamma dove ha messo quei dolci? C'è solo una cosa da fare. Ok, mela, finiamola qui. Non posso credere di essermi ridotto così. Che bella dormita. Ma che... Madison, che stai facendo? Guarda che casino! Non posso credere che tu l'abbia fatto. Cioè, almeno lascia qualche dolcetto anche a me. È fantastico!
Adesso devo pulire tutto, io odio fare le pulizie. Oh, ma ho un piano. Questi vanno via, niente più dolci, beh, a meno che non li paghi. Voglio ancora cioccolata. Oh, dov'è finita? Puoi mangiare questa frutta ed è gratis. Aspetta, ma che succede? Ehi, quello lo usavo io! Non più! Dici sul serio? Acqua! Non esiste! Papà, parliamone! Non potrei permettermi queste cose belle! Ah, certo che sì! Che ne dici? La pulizia! Ma che noia! Però i soldi mi piacciono! Ok, affare fatto! Ti servirà questa! E voglio che risplenda! In fondo fare il genitore non è difficile, dovrei scrivere un libro. Ok, sono pronta per iniziare a lavorare. Abbiamo un problemino da risolvere. Sì, capisco, possiamo risolverlo oggi, secondo me. Ma che succede? È impazzito il computer? Ehi, qualcuno mi sente, mi vedete? Oh, ma perché mi fai questo oggi, brutto computer? Forse se lo tengo così si sistema. Mi sto perdendo una riunione importantissima! La mamma è impegnata, ora mi rubo gli snack! Eh? Cos'era? Oh, ciao mamma! Sto solo, beh, facendo una cosa? No, non voglio! Prenda tutti gli snack! Cosa? Aspetta, fammi vedere un attimo! Quell'antenna e questa lattina... Certo, questo risolverà i miei problemi col computer! Ok, mi serve questa lattina ma vuota! E ora con le forbici la taglio. Apriamola. Perfetto, ha funzionato come immaginavo. Ok, e ora la mettiamo sull'antenna del wifi. Ciao, ora riuscite a vedermi e a sentirmi? Oddio, ma è ancora il pigiama! Oh no, mi sono dimenticata di vestirmi! Scusate. Troppo divertente questa mamma. Oh no, basta, fermati! Non sul tappeto! Ecco, un bel pannolino pulito! Ehi, tesorino! Ehi! Ma che fai? E va bene, vediamo se ti piace questo! E ora chi ride? Ah, fammi controllare meglio il test! Non può essere, sono incinta! Ok, fammi guardare! È positivo! Penso di aver aspettato abbastanza. Avrò un bambino! Oh. Wow, stamattina ho l'alito pesante. Meglio lavarsi i denti. Aspetta. Ehi! Stai dimenticando qualcosa? Sì, signore, voglio dire signora, ecco a lei. Prego, il suo dentifricio presto avrà l'alito che saprà di menta. Sì, puoi andare adesso. È così difficile trovare del personale affidabile. Va già molto meglio. Devo fare pipì. Che noia. Ho un'idea. Le serve la carta igienica? Grazie. Ups, sono così imbranata. Ma questa è cacca! Non vengo pagata abbastanza. Ci sei cascata, è solo crema spalmabile. Voi ricchi e il vostro strano senso dell'umorismo. Ok, meglio che mi prepari. L'oro fa così bene alla pelle. Oh, adoro le maschere di diamanti. Sono ottime per esfoliare la pelle, ma penso di averla lasciata abbastanza. Wow, la mia pelle è così luminosa. Meglio lavarsi i denti. Il suo spazzolino da denti, signora. Posso? Dobbiamo mantenere brillante il sorriso hollywoodiano. Apra per bene. Lava per bene tutti i denti. Ma certo! Penso di avere del caviale bloccato tra i denti e così va bene. È tutta la mattina che la devo fare. Ah, che sollievo! Ho finito. Che spreco di denaro. Cos'ha la carta igienica che non va? Mi pulirò da sola stamattina. Oh, che sollievo. Allora me ne vado. Com'è drammatica, non puzza mica così tanto. Già mattina. Che bella dormita. Non posso stare sdraiata tutto il giorno. Ho dei cassonetti da razziare. Devo darmi una bella sistemata. Potrebbe volerci un po'. Sono contenta di aver raccolto dell'acqua piovana. È così rinfrescante. Ora sì che sono sveglia. Sono io questo odoraccio.
Giusto, sarà meglio che mi lavi i denti. Non che farà una grande differenza. Ok, adesso che devo fare? Ah, queste bustine elimineranno le borse sotto gli occhi. Le ho rubate, voglio dire, e le ho prese in un bar. E posso riusarle più tardi per il tè? Ci sono. Dov'è la carta igienica? Oh? È finita. E adesso come farò? Non userò di nuovo la mia mano. C'è solo una cosa da fare. Questo sì che farà male. Wow, che giornata! Solo io e il mio pancione. Meglio di così non si può. Sembra un buon posto dove riposarsi. Oh sì? Vuoi ascoltare anche tu, piccolino? La mamma ha ottimi gusti musicali. Non c'è niente di meglio di fare colazione all'aperto, anche se sono solo fagioli freddi. Ma non mi lamento. No? Oh? Che succede laggiù? Muoviti, piccolino! Sembra divertente! Anche a te piace la musica, vero piccolo? Aspetta! Ho un'idea! Posso usare questa lattina! Userò un cacciavite per fare un buco nella base. Adesso mi serve un pezzo di corda, la infilerò attraverso il buco e farò un nodo. Poi la infilerò dentro una seconda lattina. A chi servono degli auricolari eleganti? Questa parte è per te ed io prenderò quest'altra. Non piangere, piccolino! Oh, alzarsi in piedi non è facile. Ok, andiamo. Che sta facendo quella vagabonda? Oh sì, sciallalalala! È così tragico. Il mondo è pieno di gente folle. Sono così annoiata. Voglio divertirmi. Signora, per me sarebbe un onore suonare per lei. Meno chiacchiere e più musica. Facciamola finita. È rilassante, vero? Scusa, ma alla piccola non piace, non sta funzionando. Ma siamo dei professionisti. Proviamo qualcosa di più moderno. È troppo. Davvero? Ok, facciamo un po' di rock. Senti che assolo! Ah, questo sì che ci piace. Mi piace! Grazie, mamma. Continuate a suonare. È più divertente del violino. Ah, mi piace colorare. Mamma, ho fatto una macchina. Voglio altra carta. Oh, va bene, tesoro. Ecco qui. Farò un fiore viola. Altra carta, mamma. Sei così laborioso. Ecco qui. Oh oh. Non ho più carta. Mi dispiace, non puoi più disegnare. Oh no, non piangere. Va tutto bene. So io cosa fare. Mi serve un pezzo di cartone. Devo aggiungere un disegno. Così, ha preso da me il talento artistico. Finito il disegno, lo lamino con del nastro. Così. Fatto! Adesso lo piegherò insieme. Tesoro, guarda qui! Vuoi colorare una tartaruga? Vedi? Proprio così. Puoi colorare quante volte vuoi. Figo, vero? Sì, dammi, dammi! Voglio colorare il cavallo! Ehi, papà! Balliamo? Dai, sarà divertente! Possiamo vedere chi è il miglior ballerino! Mi stai sfidando? Facciamolo! Scommetto che non puoi riuscire a fare questo! Tocca a te! Il tuo vecchio sa come ballare! Ammettilo, sei impressionata! È più difficile di quanto pensassi! Chi pensi che sia il miglior ballerino? Sono io! Vota per me o andrai in punizione! Ciao ragazze! Mi prendo qualcosa da bere! Bella questa canzone! Ok, basta così! Cola! Che bello ballare! Grazie, ci vediamo in pista! Ok, è stato maleducato. Me ne verso un altro. Perfetto, non vedo l'ora! Ah, ma grazie! Ne avevo proprio bisogno!
Ma non ci credo! Volevo solo un po' di cola! Posso averne uno, anche io? Ma mi prendete in giro! Aspetta, so cosa fare! Per prima cosa mi serve questa brocca! La riempio di cola! Non ho ancora finito! Chiudo bene bene questa fascetta! Poi la metto sul manico della brocca! Devo stringere la brocca, così la fascetta può arrivare fino a qui. La fascetta arriva fino al beccuccio. E ora posso riempire 3 bicchieri insieme. Si risparmia un sacco di tempo. Ragazzi, prendete un bicchiere. Wow, grazie, Emma. Balliamo. Nonna, ho fame. Ecco qua, tesoro. Cos'è? No, non lo mangio. Non so nemmeno se è cibo. Sembra colla per carta da parati. Mi sa che mi verrà fame. Com'è, tesoro? È buonissimo. Lo assaggio. Spero sia più buono del suo odore. È peggio. Non lo mangio per nessun motivo al mondo. Devo sbarazzarmene. Almeno posso divertirmi. Ciao! Oh, ottimo lancio! Oh, no! Oh, cavolo! Tutto ok, nonna? Non si gioca col cibo! Il cibo si mangia! Ottimo! E ora che faccio? Potrei cucinare qualcosa per nonna! Gran bella idea! Metterò questo cuore di cartone sulla padella e lo tengo fermo mentre ci verso la chiara delle uova. Ora lascio cuocere. Ok, credo sia pronto. Ora rimuovo il cartone. Devo solo tagliare tutto intorno, non voglio rovinare la chiara. E poi sollevo delicatamente. Ora metto i tuorli. Userò una siringa per una maggiore precisione e ci riempio il cuore. E ora di nuovo lascio cuocere. Che odorino! Ehi, nonna, ti ho preparato da mangiare. Oh, tesoro! Bellissimo! Grazie, tesoro! È troppo bello per essere mangiato! Ma dov'è? Oh, eccoti finalmente! Che bello vederti! Devo dirti un sacco di cose, allora alla festa! Sembra buonissima! Ah, certo! Era carinissimo lui! Aspetta, mi faccio un boccone! Dove ero rimasta? Ah sì, la festa! Non ci credo che era vestito così! Assurdo! Emma? Troppo cringe! Emma, i tuoi spaghetti! Forse devi fare attenzione! Ma è stata una serata pazzesca! Puoi guardare un attimo il tuo piatto? Devo fare qualcosa! Dovresti troppo venire alla prossima festa! Peccato, tu non sia venuta! Devo insegnare ad Emma un po' di buone maniere! Sento una parrucchiera! Oh, ciao, principessa! Com'è carina! Questo lo tengo per dopo! Ho fame! Papà, voglio uno snack! Ok, ecco qui! Ok, ho fatto... Questo ovetto è buono. Oh sì, il leccanecca. Ma che schifo. Il leccanecca è rovinato. Oh, accidenti, stai tranquilla. Eccotene uno nuovo. Aspetta, mi è venuta un'idea geniale. Ci starà benissimo. Guarda, eccoti un nuovo leccanecca. Tieni, prendi questo. Questo lo metterò da parte per dopo. E adesso gioco col pallone. Ciao! Oh, wow! Guarda qua! Troppo divertente! Papà, sono tornata da scuola! Oh, che fame che ho! Il mio pancino ha fame e sta facendo molto baccano! Papà! Ok, togliti lo zaino. E ora siediti. Metti il bavaglino così non ti sporchi. Ok, ecco i piatti, ora mi rimetto al lavoro. Ho un bel cetriolo qui, lo affetto. Ecco qua. Ah, papà, lo stai tagliando male, fermati!
Oh, hai ragione, ora lo taglio meglio. Oh, oh no, il cetriolo sta rotolando via. No, accidenti! Aspetta un secondo, so cosa fare. Faccio una chiamatina veloce. Papà, ho tanta fame, quanto ci stai mettendo? Non ti preoccupare. Oh, ecco il pacco che ho ordinato. Wow, guarda questa fantastica affettatrice. Ora porterò a termine l'opera. Mi rimetto a tagliare il cetriolo. Lo metto nell'affettatrice e poi premo la leva per tagliarlo. Guarda che fette! E ora anche le carote, guarda che pezzettini! Oh, e questa foglia di lattuga! Ecco qua, Lizzy! E vai finalmente, ora si mangia! Oh, adoro i cetrioli, soprattutto quando sono ben tagliati! Buonissimo! Grazie, papà! Ah, meno male! E sono contento che ti piaccia, tesoro! E ora svegliamo i bambini! Spero che Betty abbia fatto dei bei sogni! Oh, ancora dorme! Ma guardala! Betty, svegliati! Tesorino, svegliati! Che c'è? È mattina? Dove sono i miei occhiali? Non ci vedo! Va meglio? Ciao! Oh, ciao mamma! Ciao tesoro! Tieni un po' di torta! Spero ti piaccia! Come sei gentile! Sono così fortunata ad averti nella mia vita! Oh, che nottata! Devo andare a letto. Non posso farmi beccare da mamma. Devo sgattaiolare dalla finestra. Perfetto, non c'è nessuno in giro. Non lo saprà mai. Che ragazza, ogni giorno è una gioia. Ma cos'era? David? Che succede lassù? Oh oh, ho bisogno di un collirio. Proprio così. David? C'è qualcosa di strano? David, sei sveglio? Oh, che bello! Dorme tutto sereno, è proprio un bravo ragazzo. Lo sveglierò dolcemente. Il mio piccolo angelo. David, è ora di alzarsi? Che dormiglione! Tesoro? No, voglio dormire. Ho la sveglia. Oh, voglio rimanere a letto! David, calmati! Ok, me ne vado! Ridere troppo divertente? Ah, ha un sapore orribile! Serve un po' di zucchero! Wow, questa non me l'aspettavo! Che ridere! Dov'è il mio tè? Oh, ma è solo zucchero! Il mio dentista si arrabbierà tantissimo! Ma quanto zucchero ci ho messo? Uffa! Ma so come risolvere! Questo barattolo di burro d'arachidi finito sarà utile! Ci metto dentro lo zucchero! Poi chiudo il coperchio! Ora mi serve il cacciavite per fare un buco nel coperchio! Lo giro per ingrandire bene il buco! Ora mi serve una cannuccia! Molto meglio! La quantità giusta! Oh, già mattina! Sono ancora stanca! Beh, direi che è ora di fare la colazione! Uova, perché no? Aspetta, c'è qualcosa di strano! Devo dormire un altro po'! Ok, mi faccio un tè! Devo svegliarmi! Ho gli occhi pesantissimi! Oh, sono sveglia! Cos'è successo alla bustina da tè? Oh, forza! Molto meglio. Ne ho proprio bisogno. Ah, che buono! Ah, serve zucchero! Ah, dovrei tornare a letto. Ma mangerò delle caramelle. Così mi sveglio. Se riuscissi ad aprirlo. Apriti! Ma perché? Ok, allora mi cucino qualcosa. Oh, ramen! Quanto mi piacciono! Coi ramen non sbaglio. Oh! No! Che giornata! Aspetta, ho un'idea!
Taglio la bustina di ramen. Ups, meglio rimuovere la salsa. Poi condisco. E aggiungo acqua calda. Mmm, che odorino! Gnam! A che serve il piatto?